Mezz'ora con Madame Blavatsky, numero 2. Non avendo ricevuto nulla da Madame Blavatsky, penso di poter fare in questa mia manifestazione di domande mie e risposte rigorosamente tratte dai testi di Madame Blavatsky. In questo periodo, ma già da qualche tempo, è interessante, c'è una rivalutazione di Madame Blavatsky. La migliore in assoluto che ho visto finora è quella fatta da Giorgio Rossi in libreria esoterica Cavour, che ha si intitola La dottrina segreta, la registrazione è di fine agosto, quindi si trova, che è stato molto puntuale, lui di solito è abbastanza duro, non le manda a dire, qui consiglia di leggere per chi si vuol mettere in un certo sentiero. Lui ha affermato giustamente che Madame Blavatsky ha dato una specie di ipotesi di lavoro. Comunque consiglia di leggere Iside svelata, anche perché leggendo Iside svelata si svelerà che molte cose che molti studiosi veri o autonominati sì, non hanno rivelato nulla di nuovo, c'era tutto lì. Quindi onore a questa signora ucraina, per cui è morta nel 1891, quindi ci sono voluti un po' di anni, ma adesso si rivaluta quello che i suoi maestri le hanno insegnato o hanno trasmesso attraverso di lei. Lei dice, no, non è che sono responsabile io, sto trasmettendo quello che i miei maestri, i malayani, i tibetani, le hanno trasmesso in quegli anni là. Siamo a fine secolo 1800. Bene. La mia prima domanda è, la domanda sorge spontanea. Quali sono le condizioni minime richieste per diventare uno studente della divina sapienza, da te chiamata anche teosofia? Blavatsky. Per dare un'idea approssimativa delle condizioni in cui lo studio della saggezza divina può essere iniziato senza danni, cioè senza rischiare che la magia divina sia rimpiazzata dalla magia nera, posso ricordare alcune regole private di cui è munito ogni istruttore dell'Oriente. Vediamo poi se noi occidentali possiamo avere delle deroghe. Allora, qui dico io, riporto senza approfondimenti di certi concetti, non per mancanza di spazio, ma per consigliare a chi legge di fare come me, lasciar perdere per questa vita. Chi invece c'è non ha bisogno di chiarimenti. Questo elenco può servire come cartina di tornasole per capire quanti cosiddetti maestri lo sono per vero o per finta. Blavatsky ci ricorda che in Oriente valgono queste regole. Uno, sono quelle però che noi abbiamo anche quando si medita seriamente, si vuole meditare seriamente per raggiungere certe frequenze. Uno, il luogo scelto per ricevere istruzioni deve essere adatto a non distrarre la mente e riempito di oggetti magnetici che hanno una influenza evolvente. Fra le altre cose vi si devono trovare i cinque colori sacri riuniti in un cerchio
Il luogo deve essere esente da ogni influenza. Il luogo deve essere riservato e non deve essere adoperato per nessun altro uso. I cinque colori sacri sono i colori dell'iride, sistemati in una certa maniera, poiché sono molto magnifici. 2. Prima che sia permesso al discepolo di studiare faccia a faccia con l'istruttore, dovrà aver acquisito una condizione preliminare in un gruppo scelto di altri discepoli laici, il cui numero dovrà essere dispari. Quindi qui si parla di un cammino assieme ad altri. 3. Gli orientali, prima che tu, prima che l'istruttore possa trasmettere al discepolo le buone parole, o prima che tu possa mettergli di prepararsi, sorveglierai che la sua mente sia completamente purificata e in pace con tutti, soprattutto con i suoi altri sé. Io dico sempre che uomo conosci te stesso, in realtà è uomo conosci i te stesso, le subpersonalità che ognuno ha all'interno di se stesso, i sindacati interiori. Fino a quando non mettiamo a posto quelli, attraverso tecniche, corriamo il rischio di andare fuori a salvare il mondo. Quattro. Durante i loro studi, i discepoli devono fare attenzione ad essere uniti come le dita di una mano. Tu imprimerai nella loro mente, tu istruttori, imprimerai nella loro mente che ciò che ferisce uno ferisce anche gli altri e che se la gioia dell'uno non trova eco nel cuore degli altri è perché mancano le condizioni richieste ed è inutile proseguire. Io dico sempre che quando si è in un gruppo, prima bisogna lavorare sull'armonia. Infatti, i gruppi che sono rimasti assieme molti anni, il Cerchio Firenze 77, più di 35, Demofilo, che cosa richiedevano le entità? Richiedevano l'armonia tra di loro, perché secondo me l'unione non fa la forza, l'unione è la forza. Punto numero 5, ci dice Blavatsky. I condiscepoli devono essere accordati, ecco qui, perché ormai quasi 5 anni fa ho lanciato la musica ci salverà, e più musica meno medicine. Devono essere accordati al maestro, come le corde di un liuto, ognuno differente dagli altri, ma tuttavia emettendo suoni in armonia con tutti. Collettivamente devono essere come una tastiera che vibra in tutte le sue parti al minimo sfioramento, al tocco del maestro. Così la saggezza si imprimerà per sempre nel loro cuore e l'armonia della legge non sarà mai infranta. Quindi è ovvio, no, che in una orchestra di 100 elementi, se uno sbaglia una nota, li manda fuori tutti. 6. Coloro che desiderano acquisire la conoscenza che conduce ai poteri occulti devono rinunciare a tutte le vanità della vita e del mondo. Tralascio qui l'elenco dei cosiddetti siddhi, dei poteri occulti. Nessuno deve sentire differenza tra se stesso e i suoi compagni di studio, ma dovrà fissare il suo pensiero soprattutto sul proprio cuore, eliminando ogni pensiero ostile verso ogni essere vivente. Ribadisco che sono istruzioni per gli orientali. Il cuore deve essere colmato dal sentimento della sua non separatività. Fisica quantistica, tutto è uno.
non separatività con gli altri e con ogni cosa nella natura, senza di che non è possibile alcun successo. Questa è fisica, eh? 8. Un discepolo deve temere solo l'influenza vivente esterna, ossia le emanazioni magnetiche delle creature viventi. Siamo in un campo, si dice oggi, bioelettromagnetico. Deve evitare il contatto fisico con gli esseri umani o con gli animali che non sono in sintonia con lui. 9. La mente deve restare insensibile a tutto, tranne che alle verità universali della natura, per timore che la dottrina del cuore non si riduca puramente alla dottrina dell'occhio, cioè il ritualismo vuoto, cosiddetto esoterico con due S. 10. Nessun nutrimento animale, qualunque sia, niente di ciò che ha vita deve essere mangiato dal discepolo. Egli non farà uso né di vino, né di liquori, né di oppio, perché questi prodotti sono simili agli spiriti maligni che si attaccano agli imprudenti e distruggono la loro ragione. Si ritiene che il vino e l'alcol contengono e conservino il magnetismo cattivo di tutti gli uomini che hanno lavorato alla loro produzione e che la carne di un animale conservi le caratteristiche psichiche della sua specie. 11. La meditazione, l'astinenza in tutto, l'osservazione dei doveri morali, i buoni pensieri, le buone azioni e le parole gentili, così come la buona volontà verso tutti, un oblio completo di sé, sono i mezzi più efficaci per ottenere la conoscenza e prepararsi a ricevere la saggezza superiore. 12. È unicamente osservando rigorosamente le regole precedenti che un discepolo può sperare di acquisire lo sviluppo che lo porterà gradualmente a diventare uno con il tutto universale. Questo concetto non è della fisica quantistica di oggi. Uno con il tutto universale. Questi sono 12 tra 73 regole che sarebbe inutile enunciare perché non avrebbero senso in Europa. Ora, io ho affermato che rinunciavo per questa vita rimandando una prossima. Adesso sono stato un po' ottimista perché una prossima è troppo via. Rimandiamo tra una decina, via. In Oriente lo spirito della non separatività è inculcato, ci dice Madame Blavatsky, fin dall'infanzia. Così fermamente come in Occidente lo spirito della rivalità. Queste cose le scriveva nel 1880. Dice ancora, ogni uomo o donna mettersi a studiare una delle cosiddette arti occulte, o tutte, senza grande preparazione preliminare o anche senza adottare un metodo di vita troppo severo. Non è nemmeno necessario avere un alto livello morale. In quest'ultimo caso, lo studente ha 9 probabilità su 10 di diventare semplicemente uno stregone e di cadere a capofitto nella magia nera. Ma questo cosa importa? I voodoo e i dukma, altri spiriti, diciamo, malefici, mangiano, bevono e si divertono sulle catombe delle vittime delle loro arti infernali. E di cortesi ed eminenti vivisezionisti, così come gli ipnotizzatori diplomati alla facoltà di medicina, fanno esattamente la stessa cosa, con l'unica differenza che i voodoo e i duppa sono degli stregoni coscienti, mentre la truppa dei Charcot e Richer, sono famosi medici francesi che studiarono le malattie mentali,
è formata da stregoni incoscienti e questo è il pericolo. Bene, Blavatsky. Pertanto, poiché sia gli uni che gli altri dovranno raccogliere i frutti dei loro lavori e delle loro realizzazioni nell'arte nera, i praticanti occidentali dovrebbero raccogliere non soltanto la punizione e la cattiva reputazione, ma anche i profitti e i piaceri che possono derivare da ciò. Perciò lo ripetiamo ancora. L'ipnotismo e la vivisezione, quali si praticano in queste scuole, sono stregoneria pura e semplice, con in meno la conoscenza che i voodoo e i duppa possiedono e che nessuno Charcot e Richet potrebbe conseguire nemmeno in 50 anni di studi intensi e di osservazioni sperimentali. Anche il tentativo, molto apprezzabile, di cercare di dimostrare scientificamente l'esistenza della coscienza, probabilmente rientra in questo gioco qua, ma secondo me, non primo me, secondo me. Dice Blavatsky, l'astrale, il doppio evanescente presente nell'animale e nell'uomo, non è il compagno dell'ego divino, ma del corpo terreno. È l'astrale che costituisce il legame fra l'io personale e il corpo e che è il veicolo della vita transitoria, ma non della vita immortale. I fenomeni sono stati da noi presentati sempre soltanto come esempi di un potere su forze perfettamente naturali, sebbene non riconosciute, e incidentalmente sopra la materia, posseduto da certe persone che avevano conseguito una conoscenza dell'universo più ampia e superiore a quella che hanno raggiunto scienziati e teologi, che però possono ugualmente raggiungerla tramite le strade che stanno rispettivamente seguendo. Tuttavia, questo potere è costante in tutti gli uomini e potrebbe col tempo essere adoperato da chiunque coltivasse la conoscenza e si conformasse alle condizioni necessarie per il suo sviluppo. Eppure, tranne che in pochi casi isolati e onesti, non è stato mai accettato oltre l'altro aspetto che quello di possibili miracoli o come opere del diavolo, o come trucchi volgari o divertenti, o come gli spettacoli di quei pericolosi spettri che si camuffano nei luoghi delle sedute e si nutrono con le energie vitali dei medium e dei presenti. Siamo ancora nel 1888. Domanda. Molti contestano l'autenticità di certe lettere attribuite ai vostri maestri. Puoi chiarire il fatto? Blavatsky. Su 100 lettere occulte può darsi che una sola sia scritta dalla mano del maestro, a nome del quale e per il quale esse sono inviate, perché i maestri non hanno né il bisogno né il tempo disponibile per scrivere. E quando un maestro dice «Io ho scritto questa lettera», significa unicamente che ogni parola che essa contiene è stata dettata da lui ed impressa sotto la sua diretta sorveglianza. In generale, essi fanno scrivere o precipitare le lettere dal loro discepolo, vicino o lontano che sia, imprimendo nella sua mente le idee che essi vogliono esprimere ed aiutandolo, se necessario, nel processo di precipitazione o di impressione delle immagini. L'esattezza nella trasmissione delle idee e nell'imitazione della calligrafia del maestro dipende interamente dallo stato di sviluppo del discepolo. Allora, la lettera è vera
o falsa? Domandina facile facile. Esiste il libero arbitrio? Blavatsky. La prendo alla lontana perché è un argomento che ha diversi livelli di lettura. L'occultismo considera ogni atomo come un'entità indipendente ed ogni cellula come un'unità cosciente. Ripeto. L'occultismo considera ogni atomo come un'entità indipendente ed ogni cellula come un'unità cosciente. Esso spiega che appena gli atomi si riuniscono per formare delle cellule, queste acquistano una coscienza propria a ciascuna specie ed un certo libero arbitrio che permette loro di agire nei limiti della legge. Non manchiamo di prove scientifiche a sostegno di queste affermazioni. Più di un fisiologo erudito sta inoltre rapidamente giungendo alla convinzione che la memoria non ha nessuna sede e nessun organo nel cervello, ma che ha delle sedi in ogni organo del corpo. Secondo me. Come mai Albert Einstein aveva la dottrina segreta sul suo tavolo e l'ha fatta avere poi ad Heisenberg? Questo è stato certificato dalla nipote di Einstein, che è andata nella sede della società teosofica in India per vedere cos'era questa società teosofica, perché il nonno aveva sempre questa cosina qui. Ah! La memoria non ha nessuna sede, nessun organo nel cervello, ma ha delle sedi in ogni organo del corpo. 1890. Magari prolungo un pochettino la mezz'ora, Madame Blavatsky, consentimelo. Blavatsky, l'ego superiore non può agire direttamente sul corpo, perché la sua coscienza appartiene ad un livello e dei piani di ideazione completamente differenti. Ma il sé inferiore può farlo. La sua azione e il suo comportamento dipendono dal suo arbitrio e dalla scelta se gravitare di più verso il suo genitore, cioè il padre che è nel cielo, o verso l'animale che egli anima, cioè verso l'uomo di carne. Stiamo parlando del sé inferiore. L'ego superiore, in quanto parte dell'essenza della mente universale, è incondizionatamente onnisciente sul proprio piano, ma lo è solo potenzialmente nella nostra terra, perché non può agirvi che attraverso la mediazione dei suoi alter ego, il sé personale. Benché l'ego superiore sia di tutta la conoscenza del passato, del presente e del futuro, e benché sia la sorgente alla quale il doppio attinge qualche volta dei barlumi momentanei su ciò che trascende i sensi, barlumi che questo doppio trasmette a talune cellule cerebrali, facendo così dell'essere umano un veggente, una ruspice e un profeta. Tuttavia, dice Blavatsky, la memoria degli avvenimenti passati, soprattutto quelli che appartengono unicamente alla Terra, ha la sua sede solo nell'ego personale. Nessun ricordo delle attività della vita quotidiana di natura fisica, egoistica o attinente alla mente inferiore, come ad esempio il bere e mangiare, il godimento dei piaceri sessuali, le operazioni commerciali a detrimento dei propri simili, ha niente a che fare con la mente superiore o ego, generalizzando. Bene, termino qui il secondo punto. Do appuntamento a chi resiste al terzo incontro,
E adesso per chi ha voglia di restaurarsi e di avere un 12 minuti di libertà mentale di rigenerazione, io consiglio la carica dei 12.555, il tentativo di riproporre l'effetto Marishi, quello di uniformare a una certa frequenza di parole di musica, musica a 482 Hz, parole pesanti e utili, può seguire, adesso sono circa 12 minuti, la musica è di Rino Capitanata, le parole sono del magico Alberto Lori. Quindi prendete questa abitudine alla sera, ma soprattutto al mattino. Chi ben comincia è a tre quarti dell'opera. Alla prossima, grazie. Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare,
dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Thank you.
Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità.